era deceduto a causa di un errore umano. Potassio insieme di cloro, questa era stata la somministrazione sbagliata a causa delle condizioni di questo bambino che alla fine appunto è deceduto. Questo era avvenuto 30 anni fa. Il medico che ha somministrato i farmaci ha perso il suo lavoro. Se questo succedesse oggi, dovremmo renderci conto che dovremmo attuare tutta una serie di sistemi per proteggere sia la prima vittima, ovvero il bambino, che la seconda vittima, il medico. Perché questo evento che si è verificato 30 anni fa era un disastro atteso, incombente. Per fortuna, nel corso degli anni si sono stati introdotti dei cambiamenti per la sicurezza dei pazienti. Adesso siamo in grado di comprendere le azioni necessarie. Grazie per la vostra attenzione. Grazie, Peter. Grazie mille per questo intervento molto interessante. Allora, chiederei invece all'ultimo relatore della mattinata, il professor Paolo Sassone Corsi, direttore del Centro per l'Epigenetica dell'Università di California Irvine, di intervenire. Il suo intervento qui è indicato come ricerche in epigenetica, influenza dei fattori ambientali nella salute. Si tratta di un tema particolarmente, come dire, importante e credo che potrà suscitare l'interesse dell'uditorio, che appunto mi auguro si possa un po' risvegliare da questo freddo. Prego, professore. Un momento di pazienza, dovrebbe tutto funzionare tra un secondo. Eccoci. Prima cosa vorrei ringraziare gli organizzatori per l'invito e vorrei parlarvi di alcune cose che facciamo nel nostro centro di epigenetica e metabolismo all'Università della California, Irvine. Questo è il gruppo di ricerca con cui lavoro, che è composto per la maggior parte da ricercatori postdottorali europei o non europei, anche molti americani. E anche alcuni italiani, ovviamente, che vengono da noi per una specie di specializzazione in ricerca e che consente a loro poi di passare a un livello di ricerca superiore andando a cercare posti di lavoro in Europa come professori oppure anche negli Stati Uniti. Il centro occupa il piano superiore di questo palazzo ed è finanziato dall'NIH, che è l'equivalente dell'Istituto di Superiore Sanità in America, dalla nostra scuola di medicina, questo è integrato nella nostra scuola di medicina, e anche da una serie di altre fondazioni e strutture di biotecnologia. Il centro ha, secondo me, alcune interessanti caratteristiche. Una è quella di aver stabilito una serie di relazioni internazionali con varie strutture, sia in Europa che negli Stati Uniti, che sono indicate qui, tra cui l'INSERM, che è l'Istituto Superiore della Sanità francese, in Italia l'Università di Tor Vergata, con il Max Planck Institute, che è la più grossa organizzazione della ricerca scientifica in Germania, KAUST, che è una struttura invece di ricerca in Arabia Saudita, l'Università di Monaco, due biopharma francesi e quindi anche Abaca qui, non lontano da qui da Arezzo, che è una struttura che si interessa alla nutrizione. Ora, il nostro interesse è quello di legare, e quindi in linea con questo convegno, di legare piuttosto che la cura dei pazienti, come possiamo eventualmente evitare le malattie, facendo una prevenzione attenta e capendo quindi in che maniera l'environment, il nostro
tutto ciò che influenza la nostra vita giornaliera può influenzare il nostro, la nostra fisiologia. Ora, per arrivarci, ovviamente chiedo scusa per la complessità di alcune cose che dirò, perché sono in biologia molecolare un po' complicata, però ho cercato di fare qualcosa abbastanza leggero. E partirò quindi da alcuni concetti semplici. Il primo è questa immagine che mi piace mostrare negli Stati Uniti. Abbiamo ancora l'immagine come Italia di paese con un'alimentazione di qualità e che dovrebbe consentire, rispetto a quella negli Stati Uniti per esempio, di non arrivare a dei problemi di obesità e di diabete come invece esistono in quel paese. In realtà quello che sta succedendo, come forse molti voi sapete, la situazione si sta in qualche maniera invertendo. Gli Stati Uniti hanno capito il problema e stanno già a ripararlo, mentre in Italia purtroppo il problema è in crescita preoccupante. In che maniera queste cose succedono? A me piace molto mostrare questa immagine, che è un'immagine che dovrebbe in qualche maniera integrare tutto quello che poi vi dirò nei prossimi minuti. La frase di questo filosofo e nutrizionista tedesco era: noi siamo quel che mangiamo. Io sono perfettamente d'accordo con questo. Ho preferito ammastrare l'immagine di Giuseppe Arcimboldo, che sicuramente molti mi conoscono, un artista, un grande visionario di già qualche secolo fa. Ora, in realtà cosa succede? Succede che noi abbiamo una vita complicata. Ci svegliamo la mattina, facciamo una serie di cose complesse come andare a lavorare, svegliarci presto, distruggere il nostro ritmo circadiano normale, il nostro orologio biologico. Queste sono modificazioni che succedono nella nostra società, non solo a noi, ma a tutti gli animali, a tutte le forme di vita della Terra. Come possiamo in qualche maniera far sì che queste cose non rovinino la nostra fisiologia? Cosa abbiamo fatto noi nel corso dei vari anni passati? E vorrei arrivare a passare a alcuni punti, direi quasi filosofici. Il primo è che siamo comunque animali biologici, questo dobbiamo ricordarcelo. La Terra è stata creata, formata, dipende da come la vedete, 4 miliardi e mezzo di anni fa. E mi rendo conto che certe volte, quando si parla di anni, la testa, la mente umana non riesce a calcolare correttamente, quindi non riusciamo a pensare bene che significa 4 miliardi e mezzo. Allora immaginate che siano euro, che sono soldi, quindi è più facile. Quindi subito uno pensa: 4 miliardi e mezzo di euro è diverso che 4 milioni di euro, è molto di più. 4 miliardi e mezzo di anni fa la Terra è stata creata e nel corso dell'ultimo periodo, diremmo, gli ultimi 500 milioni di anni, si è formata la vita sulla Terra. Questa vita ha preso prima delle forme molto semplici, unicellulari, però già a partire di 400 milioni di anni fa avevamo delle forme multicellulari, molto complesse, i primi vertebrati, poi ovviamente tutti conoscono i dinosauri e tutto il resto. A me piace molto mostrare questa piccola immagine qua, You're Here, come nelle stazioni di metropolitana, per indicarvi dove state sulla mappa, che indica questo piccolo pezzettino alla fine di questi ultimi 500 milioni di anni. Quindi noi, il nostro corpo, la nostra fisiologia, il nostro meccanismo biologico è evoluto nel corso di milioni di anni per essere in fase col nostro pianeta, tanto da avere un metabolismo e un tipo di fisiologia che sia in fase con l'unica cosa che non è ancora cambiata sul nostro pianeta, e cioè il tempo di rotazione dell'asse del pianeta sulla Terra, 24 ore. E anche quello che io chiamerei food availability, la possibilità di avere il cibo a diversi momenti del tempo. Poi l'uomo ha creato una serie di complicazioni fisiologiche, ma soprattutto delle filosofiche, abbiamo creato il nostro mondo, il linguaggio, tutto quello che sia che venga appresso, e ci siamo resi conto che ci piace studiare la storia, tra virgolette, solamente gli ultimi 10.000 anni, che non è niente rispetto a quello che siamo appunto questa biologica. Poi quello che è successo è che negli ultimi 100-150 anni, proprio nulla rispetto a tutto questo tempo che ci precede, abbiamo inventato una serie di cose che hanno trasformato la nostra fisiologia in una maniera che io direi quasi come una bomba biologica all'interno del nostro corpo. Incominciamo a vedere la televisione alle 2 del mattino, a chi piace fare Facebook alle 2 del mattino, o chi si mangia il midnight snack, come lo chiamano in America, a mezzanotte.
questo che stiamo facendo è in realtà una bomba metabolica che sta trasformando in maniera non da poco il nostro corpo, perché siamo comunque wired, siamo comunque in qualche maniera abbiamo un circuito dentro che si aspetta comunque quello che è successo negli ultimi 500 milioni di anni, non quello che noi abbiamo dato come colpa nel nostro corpo in tutti pochissimi anni. Benissimo, cosa succede? Succede che in realtà tutto questo cambia una cosa molto importante, è il concetto che viene appresso, è il concetto di metabolismo. Nel nostro corpo, in ogni cellula del nostro corpo, abbiamo meccanismi che continuamente si muovono e che permettono al nostro organismo di processare il cibo che ci viene dato e che ci prendiamo a qualunque momento della giornata, che sia un cibo buono, indicato in questa diapositiva con la carota, o il cibo cattivo, che serve invece un hamburger. In che maniera questo sta ogni giorno, di essere momenti della giornata, influenzando il nostro metabolismo? Abbiamo due bambini perfettamente uguali, questi sono due omozigoti, quindi il loro genoma è esattamente lo stesso, hanno lo stesso numero, lo stesso tipo di geni, la stessa sequenza del DNA in ogni cellula del loro corpo. Però questa prima bambina la facciamo mangiare normalmente, le facciamo anche fare un po' di esercizio fisico, semmai va a correre, semmai gli piace andare a nuotare. Invece questa signorina qua, che è sua sorella, perfettamente uguale, la mettiamo su un bel divano a guardare la televisione e un pacchetto di patatine in mano. Nonostante gli geni siano gli stessi, riusciremo ad avere due prodotti completamente diversi. Questo è il potere che noi chiamiamo dell'epigenetica, non è genetica. E l'epigenetica, la parola epi, per chi di voi ha studiato il greco, forse si ricorderà, significa sopra la genetica, tutto quello che ci mettiamo sopra. Che vuol dire che noi abbiamo tutti questi geni a disposizione, circa 25.000, e poi ne facciamo un po' quello che vogliamo, dipende da cosa ci diamo a questi geni, cosa mangiamo tutti i giorni. Non dimenticate che il cibo è la nostra prima droga, in tutti i sensi. Dunque, cosa succede e che cos'è l'epigenetica? A me piace molto mostrare questa immagine e questo video che vi spiega che noi abbiamo nel nostro corpo tutte cellule diverse, e questo sicuramente tutti voi lo sapete, e ve ne rendete conto. Abbiamo una cellula della pelle, quella muscolare che addirittura vedete che si contrae al microscopio e così via. Allora, com'è possibile che abbiamo tutti questi tipi di cellule diverse nel nostro corpo che però hanno lo stesso DNA? Perché partiamo tutti dallo stesso embrione, no? Le cellule partono dallo stesso embrione, eppure alla fine ci ritroviamo con delle cellule come queste, per esempio nervose, che vedete addirittura l'attività elettrica che si muove. Tra poco vedete un macrofago, eccolo qua, che mangia le altre cellule nel nostro sangue, questo è il nostro difensore contro le infiammazioni e le infezioni. Com'è possibile che nonostante tutte queste cellule abbiano lo stesso DNA, gli stessi geni, alla fine ci troviamo con delle cellule che sono veramente diverse? È il potere dell'epigenetica. E questo potere è stato ormai riconosciuto a livello anche popolare, nei giornali americani, in particolare questa è una copertina del Time Magazine, che spiegava che i geni non spiegano tutto, nel senso che è quello che è scritto sul DNA che non spiega tutto, ma è come quello che è scritto sia utilizzato. Allora, quello che è scritto è utilizzato in maniera diversa dalle varie cellule, così come è utilizzato in maniera diversa da tutti noi, dipendente se vi mangiate un'insalata, un hamburger, una pizza, o semmai tutti e tre insieme, dipende da quel momento della giornata. In che maniera funziona tutto questo? Un signore che si chiama Conrad Waddington, un biologo dello sviluppo inglese, già 100 anni fa o più di 100 anni fa, aveva capito una cosa interessante, cioè che le cellule, nonostante siano tutte uguali, possono diventare diversamente se si muovono su una specie di landscape, una specie di immagine, direi, puramente quasi artistica, di come queste cellule, muovendosi in diversi tipi di valli e territori, possono, nonostante abbiano lo stesso DNA, acquisire delle formazioni, delle caratteristiche diverse. Come succede tutto questo? Succede perché ogni cellula nel nostro corpo ha 2 metri di DNA, non so se rendete conto, in ogni cellula, che ogni cellula ha 10 micron, ha 2 metri di DNA. Mi piace molto mostrare questa foto perché questo signore, forse alcuni di voi che si interessano di sport, si chiama Kobe Bryant, è un giocatore di pallacanestro che si allena sul nostro campus. Kobe è alto esattamente 2 metri, cioè quanto DNA si ritrova in ogni cellula del suo corpo. Allora, 2 metri di DNA, non so se vi rendete conto, in un piccolissimo nucleo, sono tanti. E alcuni fatti che mi piace mostrare, ve li faccio vedere tra un secondo. Come è possibile avere questo DNA
2 metri di DNA in ogni cellula ha compattato in maniera drammatica, incredibile, in ogni nucleo. E si fa grazie proprio all'epigenetica, e questa epigenetica, senza che compriamo le cose, fa sì che il DNA si avvolge 2 volte in giro a ogni piccolo complessino che si chiama il nucleosoma, che poi rende sì che il DNA possa essere compattato in maniera drammatica. Se vedete queste piccole codicine che escono da ogni piccolo nucleosoma, sono delle codicine che ora vi parlo e saranno molto importanti per quello che vedrò tra poco. Poi vi lascio tranquilli e la finisco. Però questo per farvi vedere che il DNA si compatta in maniera incredibile. Il nostro problema è capire in che maniera in ogni cellula questo DNA così compattato e così complesso possa funzionare in una maniera che sia fisiologicamente logica, e quindi possa dare per esempio una cellula del muscolo, una cellula dell'occhio che mi fa vedere ora voi, e certamente non posso vedervi con la cellula del muscolo, in che maniera questo tipo di relazione possa poi essere influenzato dagli elementi esterni, che sia per esempio la nutrizione, e quindi ha a che fare in grande parte con quello di spalla a questo meeting, e cioè prevention della salute. Allora, avete visto quelle code, e vi faccio vedere alcuni fatti importanti. Ogni cellula ha 2 metri di DNA nel nucleo. Se mettessimo tutto il DNA di una persona insieme, copriremo la distanza tra la Terra e la Luna 100 volte, per farvi vedere quanto si tratta, una quantità di DNA, una quantità di informazione genetica nel nostro corpo che è impressionante. Però questa informazione non è solamente impressionante, deve essere utilizzata in maniera intelligente da ogni cellula per permettere di farne cose diverse. Come è possibile? È possibile perché quelle piccole code che vi ho fatto vedere, e questa è una cosa complessa che vi voglio mostrare solamente per farvi capire una piccola cosa, e cioè la cosa seguente: quelle code che escono dai piccole pallicine di DNA sono in realtà delle piattaforme, come immaginate un aeroporto dove arrivano gli aerei, delle piattaforme dove ci sono delle modificazioni che noi chiamiamo modificazioni epigenetiche. Ora non importa sapere cosa siano, perché è complicato, però quello che importa capire è che queste modificazioni epigenetiche consentono quindi a quel DNA altamente compattato, che deve essere in qualche maniera modificato in maniera intelligente in ogni cellula, queste modificazioni su quelle code sono fatte attraverso una serie di molecole che vedete scritte qua sopra. Ora, alcuni di voi forse le conosceranno, altri no, ma non è importante. Però alcuni sicuramente sanno che cos'è l'ATP, che è una molecola importante per l'energia cellulare e così via. Cosa sono queste molecole? Si chiamano i metaboliti, e ogni cellula del nostro corpo, ogni tessuto del nostro corpo ha migliaia e migliaia di metaboliti. Questi metaboliti quello che fanno è che parlano con il nostro genoma in maniera tale che queste modificazioni sul sistema epigenetico fa sì che parlino in qualche maniera, a far sì che ogni cellula riceva delle modificazioni diverse. Il che vuol dire che se vi mangiate per esempio l'hamburger a mezzanotte, vi ritroverete con questi metaboliti che avranno un'influenza sul vostro epigenoma. Quindi c'è una relazione diretta tra la nutrizione, il metabolismo e le funzioni dei vostri geni in ogni cellula. Quindi il modo che noi abbiamo capito, queste sono scoperte fatte nel nostro centro di epigenetica, è capire in che maniera queste modificazioni possono essere sfruttate, comprese e utilizzate per far sì di avere una prevention, visto che parliamo di prevention a questo meeting, delle varie possibili patologie. E questo mi porta al tipo di analisi che facciamo e che serve secondo me per capire come la prossima tappa nel mondo della salute, non solo in Italia, in America, ma nel resto del mondo, non sia necessariamente solo esclusivamente la cura, ma è importantissimo che sia la prevenzione. Come fare la prevenzione? Non possiamo fare la prevenzione se non capiamo i meccanismi, direi, molecolari e cellulari di quello che succede nel nostro corpo. Ed andando a capire questi meccanismi che avremo modo di utilizzare certi tipi di manipoline per andarci ad aggiustare. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso una cosa complessa che si chiama metabolic profiling. È un modo per capire in che maniera ognuno di noi ha un profilo diverso rispetto al proprio metabolismo. È complesso, si tratta di fare quello che si chiama high throughput metabolomics. Non importa capire che fare, costa tanti soldi,
però quello che possiamo fare è prendere il sangue, per esempio, o anche delle parti di tessuto, se si vuole, lo facciamo con i topi, lo facciamo con le persone, e fare quello che si chiama un profiling del metaboloma. Abbiamo modo di capire di tutti i circuiti metabolici che abbiamo nel nostro corpo quali sono influenzati dall'hamburger, dalla carota, dalla pizza, e capire in che maniera questo tipo di circuiti possono essere non solo influenzati ma eventualmente anche aggiustati, dipende dal momento in cui si prende la carota, la pizza o l'hamburger. Quindi questo tipo di profiling è che serve, secondo me, a portarci tutti verso quella che noi chiamiamo la personalized medicine, la medicina personalizzata. Questo è in realtà il golden standard negli Stati Uniti a questo punto. Quindi io sono convinto che quello che dobbiamo fare è capire in che maniera la nutrizione e il metabolismo parlino all'epigenetica, quindi a questo tipo di meccanismo così complesso che abbiamo nel nostro corpo, in ogni cellula del nostro corpo, e questo si può fare attraverso la comprensione molecolare dei meccanismi, ma anche permetterà al più presto, credo, di utilizzare una specie di intervento farmacologico verso quei metaboliti di cui abbiamo il profiling. Quindi possiamo capire prima il profiling e poi fare l'intervento farmacologico. Questo è dove noi lavoriamo. In realtà non lavoriamo sull'oceano, però lavoriamo a 5 minuti verso il centro, dove si trova il campus, ma questa è una parte della costa di quella che si chiama Orange County, la zona che si trova tra Los Angeles e San Diego. Vi ringrazio. Grazie mille allora per questa lezione, che credo abbia anche suscitato l'interesse di tutti noi. Presidente Giannotti, dobbiamo concludere qui o vogliamo fare un giro di eventuali qualche domanda, anche se qualche relatore è dovuto andare via, quindi non so proprio. Mi sembrerebbe soprattutto l'ultima relazione, che almeno per me, voglio dire, ha esplorato qualche cosa che non conoscevo. Avendo la possibilità di avere qui il professor Sassone Corsi, se qualcuno di voi vuole fare qualche domanda e di approfondimento, ecco, dico subito che se il professor Sassone Corsi ci consentirà, voglio dire, noi metteremo comunque la sua relazione a disposizione di tutti i partecipanti al forum, perché ci sembra un approccio alla prevenzione assolutamente nuovo, importante, di cui tenere conto. Quindi senti se c'è qualche approfondimento. Ecco, volevo aggiungere soltanto una piccola cosa. A questo tema della medicina personalizzata, ovviamente è un tema che interessa molto anche, oltre che negli Stati Uniti, anche in Europa, ed è uno dei temi che nelle attività delle presidenze dei vari paesi, che ogni 6 mesi a turno si hanno la responsabilità della presidenza del Consiglio dei Paesi della UE, appunto producono un programma con alcuni argomenti, e quest'anno appunto la presidenza lussemburghese per l'appunto ha fatto questo programma, che prevede anche un approfondimento su questo tema, che di fatto porterà poi a un documento naturalmente un po' più politico evidentemente che tecnico naturalmente, che però poi successivamente ci auguriamo che possa produrre anche qualche effetto nel settore appunto preventivo, e come è stato detto precedentemente. C'è una domanda? Ecco, si può presentare per cortesia? Prego, se vuole venire qui così. Sì. No, perché se non c'è il microfono lei non può parlare. Scusi, professore, prego, se vuole venire qui così appunto c'è. C'è il microfono. No, lui ce l'ha il microfono, no? Tu. Prego. Sì, Gianni Navalesi, neurologo. Ma complimenti per la interessantissima presentazione, e volevo chiedere a questo punto un suo commento sul fatto che probabilmente si andrà verso una medicina non solo epigenetica ma anche anche genetica, nel senso che ci saranno quindi da considerare malattie su base genetica, come mi riferisco per esempio alla Duchenne o tutte altre malattie rare su cui dovremo in qualche maniera intervenire con meccanismi di riparo, diciamo,
dell'alterata informazione genetica e verso, diciamo, una medicina di tipo epigenetico. Mi scuso se ho coniato questo termine in maniera impropria, sul quale evidentemente si potrà fare da un lato prevenzione, dall'altro eventualmente poi evidentemente cercare di trovare anche dei trattamenti. Non so cosa ne pensa o se vede anche dei punti di incontro questi due tipi di medicina. No, ma sicuro. La medicina classica ha abbracciato la genetica ormai da vari anni e l'identificazione di malattie specifiche come la Duchenne ha fatto sempre perfetto, ma anche alcune, non so, distrofie muscolari e così via, hanno mostrato che delle mutazioni precise su certi geni danno la malattia. Direi che è quasi, tra virgolette, banale come sistema ed è facilmente capibile da tutti. È anche vero che però non riusciremo mai all'interno di una sola generazione e di una sola persona a riuscire a cambiare, a modificare il problema genetico. Questo si può solamente andare a livello, direi, palliativo di alcune cure di sostegno a questi problemi seri che possono portare, non so, una Duchenne. Nel caso dell'epigenetica invece c'è da considerare alcune cose. La prima è che mutazioni, esistono alcune malattie che si direi genetiche e epigenetiche, perché sono mutazioni in alcune molecole che fanno le regolazioni che vi ho mostrato. Alcune regolazioni epigenetiche sono date da molecole che sono mutate in alcuni casi. Per esempio Rett syndrome è un caso classico, la sindrome di Rett ha una mutazione in uno dei regolatori epigenetici. Quindi la separazione non è così netta come sembrerebbe. Però nel caso del possibile approccio verso i difetti epigenetici è invece, secondo me, di grande interesse, cioè ci dà una speranze molto grosse, perché stiamo parlando comunque di modificazioni che sono eventualmente reversibili nell'ambito della vita di una persona. O comunque attraverso generazioni. È molto importante sottolineare che alcune delle malattie più gravi, alcuni dei problemi, diciamo, sanitari più gravi che abbiamo, non in Italia ma nel mondo intero, sicuramente nel mondo occidentale, cioè l'obesità, il diabete, ma anche per esempio la tossicodipendenza a certe droghe, hanno una base epigenetica, tanto che genitori che hanno, per esempio, che sono tossicodipendenti per la cocaina avranno una possibilità di un rischio molto maggiore di dare alla propria progenie una suscettibilità alla cocaina. Così come è vero che genitori obesi o diabetici in qualche maniera passano in maniera epigenetica, non genetica, passano alla progenie il rischio molto maggiore di diventare obesi o diabetici. Capire quel meccanismo di passaggio transgenerazionale di un problema come quello ovviamente è importante, perché ci permetterebbe anche di capire come andarlo a modificare in maniera farmacologica su questi modulatori epigenetici. Non so, ma io sono fortemente convinto che comprendendo questi meccanismi, facendo il profiling di cui vi ho detto, che un profiling allo stesso tempo epigenetico e metabolico, quindi col metaboloma, avremo anche modo di prevenire, non necessariamente curare e basta. Ernesto Burgio, io sono pediatra, ma da una decina di anni mi occupo di epigenetica del cancro e da 2 anni di epigenetica del neurosviluppo. Credo che sarai d'accordo sul fatto che noi siamo anche quello che hanno mangiato i nostri genitori e i nostri nonni.